La via crucis, così come dicono gli esperti, gli studiosi, coloro che hanno scritto, mamma mia quanti, e anche ha fatto delle sintesi, benissimo. La via crucis, che cos'è? Ci fa ripercorrere la strada che l'amore di Dio ha fatto per venire incontro all'uomo ferito dal peccato. Lungo questa strada il Figlio di Dio, Gesù benedetto, attraversa le fermate dolorose della vita di ogni uomo. L'ingiusta condanna, l'oltraggio, la morte. Gesù condivide le ferite dell'uomo per guarirle, non per mostrare la frusta o il dito che condanna. Condivide le ferite dell'uomo per guarirle, mostrando l'amore del Padre, un amore che non giudica, non abbandona al tempo della prova, non si compiace del male, un amore che aspetta la conversione e offre il perdono. Solo una, diciamo così, una carrellata molto veloce di tutti quegli personaggi che abbiamo incontrato stasera lungo questo processo compiuto sulle spalle contro quest'innocente. Chi possiamo incontrare allora? Le autorità religiose, sono i sacerdoti, gli anziani del popolo, autorità civili, politiche, Ponzio Pilato. Che processo fatto prima dal Sinedrio, dal Gran Consiglio di Israele, del popolo di Israele, e poi anche da Ponzio Pilato, procuratore, in nome dell'imperatore, che non ha il coraggio di liberare quest'uomo che ritiene sia innocente. E poi chi c'è più? Chi incontriamo più? I soldati, mamma mia. Poi chi altro? Vabbè, Ponzio Pilato, che presenta Gesù al popolo, dopo averlo fatto flagellare, denudare, insomma, sfigurato talmente che è riconoscibile. Non c'è lui bellezza, dice il profeta Isaia. Non c'è in lui bellezza. Eppure un salmo canta e dice: tu sei il più bello, tu sei il figlio più bello dell'uomo, riferendosi proprio a Gesù. Ma Isaia offre un altro aspetto di Gesù. Non c'è in lui bellezza, non c'è in lui splendore, non c'è in lui qualcosa di bello che attiri i nostri sguardi. Sfigurato, calpestato, davanti a lui ci si copre il volto, si gira la testa dall'altra parte per non guardare questa mostruosità che la macchina umana della, diciamo così, del processo, il tribunale ha compiuto proprio sull'innocente, su quest'uomo innocente figlio di Dio. E poi lungo il percorso chi possiamo incontrare? Chi? Cireneo, poi chi più? La Veronica, poi le donne, poi la madre sotto la croce, e poi ancora qualche altro, i soldati che stanno lì, il centurione che dice: veramente costui è figlio di Dio, figlio dell'uomo, mai nella sua vita, proprio di uomo rude, avvezzo a queste cose, condannato, chissà quante ne ha condannate a morte, ma quest'uomo sta lì, non risponde, non si dimena, non urla selvaggiamente, ma sta lì: ma che è? Ma che sta succedendo? È cambiato il mondo? Ma costui che cos'è? Che porta dentro di sé? Che cosa porta dentro di sé? E si mette in ginocchio e dice: veramente costui è un figlio di Dio? Non ho mai visto una morte così. È il primo convertito della storia di questo cammino, di questo percorso. E poi le donne che piangono su Gesù, la seguì una grande moltitudine di popolo e di donne che si battevano il petto, facevano lamenti su Gesù. Ma Gesù, voltandosi verso di loro, dice: ricordate le parole? Donne, figlie di Gerusalemme, figlie, che bel titolo, figlie di Gerusalemme, non piangete,
su me stesso, su di me, ma piangete su voi stessi. Perché? Perché se fanno così il legno verde, che sarà mai al legno secco? Poi il Cireneo, mentre riuscirono a incontrare un uomo di Cirene, chiamato Simone, lo costrinsero a portare la croce. Il quinto, la quinta stazione della Via Crucis che vedete qui sul monte, e Francesco Messina, lo scultore, l'avete notato? Ci siete andati? Ha scolpito, non è Gesù che porta la croce, ma è Padre Pio che porta la croce. Andate a vedere, dai, veramente questo mare figlio di Dio, centurione. E tu scendi dalla croce, diceva il popolo, se sei figlio di Dio, Dio verrà a liberarti. Non inciamperà il tuo piede. Domenica scorsa l'abbiamo anche letto nei miracoli che il diavolo pone davanti a Gesù. Dio Padre non permetterà, se ti butti giù dal Tempio, non permetterà che tu ti sfracelli sul selciato. Anzi, darà ordine ai suoi angeli di conservarti, di farti applanare lentamente, dolcemente, e tutti grideranno, eccolo lì Messia, è lui Messia. Ma Gesù non cede a queste insinuazioni del maligno. Vattene via, Satana, vattene via. Questo è il mio rifugio sulla croce. E allora, soltanto un attimo, quanti personaggi, quanti uomini, quante donne, chi avversa Gesù, chi vicino al Signore Gesù. Secondo te, tu dove stai? Da che parte ti trovi? Non col desiderio del tuo cuore, io vorrei... No. Come esprimi questo personaggio, quell'altro personaggio, nella tua vita concreta? A chi somiglia la tua vita concreta? Il tuo comportamento, la tua condotta ogni giorno? Nei confronti di tua moglie, tuo marito, datore di lavoro, con i tuoi figli, con i genitori, con i vicini di casa? A chi è? Alla Veronica che asciuga il volto dei fratelli? Oppure a quelli che mettono fretta a Gesù, pungendolo con le spine, con le spade? Da che parte sei? Ed ecco la riflessione, ecco la conclusione. Chiede a Gesù perdono, Signore perdonami, insegnami, dammi la grazia, fammi dono del tuo amore. Va bene? L'altra cosa ancora. Ce l'avete un altro pochino di tempo? Facciamo la seconda parte. Voglio condividere insieme con voi questa, diciamo, meditazione. Ci troviamo, facciamo un passo indietro, prima che Gesù giungesse a Gerusalemme e quindi essere catturato, ma stambò al Getsemani. Giunsero, che è un luogo chiamato Getsemani, significa frantoio. E Gesù disse ai suoi discepoli, sedetevi qui mentre io vado a pregare. E prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, cominciò a sentire paura e angoscia. Povero Gesù, disse loro, la mia anima è triste fino alla morte. Dai, fatemi questo piacere, restate qui, fatemi compagnia, vegliate. Poi andato un pochino più avanti, cadde a terra e pregava che se fosse possibile passasse via da lui quell'ora, quel calice, e diceva, Abba, Abba, papà, tutto è possibile a te, allontana da me questo calice, sto tormento, questa tortura, sta croce, però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu, hai preparato tu per me. Poi venne, li trovò addormentati e disse a Pietro, Simone, dormi? Non sei riuscito a vegliare un'ora sola con me? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma il nostro corpo, la carne, è debole, non ce la fa. Si allontanò di nuovo e pregò dicendo le stesse parole. Poi venne di nuovo, li trovò addormentati perché i loro occhi si erano fatti pesanti. Forse come i tuoi occhi stasera. E non sapevano che cosa rispondere.
Il Signore chiama la mia meditazione, ma che voglio in qualche modo condividere con voi. Il Signore chiama anche me stasera a partecipare alla sua preghiera a Getsemani. Ma una domanda mi sorge spontanea: perché proprio a me? Io non sono migliore di nessun altro, non ne sono degno. Allora perché? Che cosa mi vuole dire o rivelare con le parole rivolte a Pietro, Giacomo e Giovanni: venite e vegliate con me? Perché si è ricordato di me? Perché gli faccia compagnia? Gesù che dice ancora: non siete stati capaci di restare neanche svegli neanche un'ora. Mi domando allora, io, sono proprio io quel Pietro stanco, pigro, debole? Il Signore lo sa. E allora perché stasera sono qui? Perché ha chiamato proprio me? Dal momento che sa che io sono stanco, pigro, sono qua stasera insieme con voi perché mi ha chiamato a stare insieme con Lui per aiutarlo a salvare gli uomini. Ma davvero sono convinto di questo? Oh, perché impari a pregare sul serio come ha fatto Lui. E allora non mi resta che attendere, sperare, pregare. C'è una cosa che mi risuona dentro a cuore. Gesù non è venuto perché io comprendessi la sua passione. Tutti quei personaggi di cui abbiamo visto stasera, che l'hanno circondato. Io non sono venuto. Cioè, no, non è questa la risposta che cerco, per comprendere Gesù, per fare un processo a tutti coloro che gli hanno fatto un processo. Io non sono qui per questo stasera. E allora perché? Non è facile rispondere. Provo, la mia risposta personale, ma perché mi aggrappi alla sua croce, lasciandomi semplicemente sollevare da Lui la fede e abbandonarsi. Ogni grido, ogni abbandono può sembrare una sconfitta, come è stato per Lui, ma se si è affidato al Padre: Abba, nelle tue mani affido la mia vita, sul legno della croce, ha il potere di far tremare quella pietra che scaccia l'uomo sotto il peso della sua croce. Abba, papà, nelle tue mani affido la mia vita, mio matrimonio, mio amore, l'educazione dei figli, il lavoro, la mia salute, i miei desideri, nelle tue mani affido tutto, come il figlio dell'uomo. Ma perché? Origene, lo scrittore del III secolo, ci aiuta un pochino, ecco, mi dà un po' di una risposta che acquieta il mio spirito stasera. Dio prima patì e poi si incarnò. Patì vedendo la condizione dell'uomo, patì perché l'amore è passione. Origene, Dio prima patì, poi si incarnò. Patì vedendo la condizione dell'uomo, di me, di te. Poi patì perché l'amore è una passione che travolge, che comunica. Perché anch'io impari a guardare il crocifisso con lo stesso sguardo di passione con cui Dio guarda l'uomo, Dio guarda te. Anch'io impari ad amare l'uomo. La Chiesa nasce oggi, come allora, dalla contemplazione del volto del crocifisso. Dice questo pastore protestante Dietrich Bonhoeffer, che è tedesco: a fare il cristiano non sono i riti religiosi, ma la partecipazione alla sofferenza di Dio. A fare te cristiano non sono i riti, partecipare ai riti, vanno bene anche quelli, ma non sono quelli a farti cristiano, a definirti cristiano, ma è la vocazione a diventare amico di Gesù, amico di Dio, quindi nella sua passione. È Lui, Dio,
che ti chiama a partecipare alla sua sofferenza.